raccontando degli episodi molto, molto vividi di questo, di queste relazioni. Per arrivare poi sempre a un altro episodio, quando lo scrittore Pietro Canonica, che lavorava alla corte di, era stato chiamato dallo zar Nicola II per la realizzazione di un monumento equestre, parlò di, dell'allora produttore Ambrosio e gli chiese la possibilità di invitare in Russia uno dei primi operatori, che era Giovanni Battista Vitrotti, il quale avventurosamente fece questo viaggio nel Caucaso, in Russia nel Caucaso, con il beneplacito di Nicola II, e addirittura lo zar gli mise a disposizione un gran numero di cosacchi che lo potessero accompagnare in queste esplorazioni. Questo ha dato vita poi a dei filmati straordinari che adesso sono conservati al Museo del Cinema di Torino. È un museo che ringrazio perché ci ha messo a disposizione dei materiali iconografici straordinari. E per arrivare poi, sempre utilizzando la metafora del viaggio, una volta terminato con la rivoluzione russa, si poteva pensare che i rapporti potessero essere giunti ad un punto. In realtà non è stato così, perché una personalità come quella di Francesco Misiano, deputato italiano che fu costretto a lasciare, in quanto comunista, fu costretto e disertò, insomma, chiamato disertore, non voleva partecipare all'intervento bellico, lui lasciò, abbandonò l'Italia e attraverso Berlino, attraverso l'intervento di Wilde Münzenberg, diventò direttore generale della Mesrapom, che produsse una serie di film che sono diventati famosissimi in tutto il mondo, tra cui cito Aelita, che è uno dei primi film, se non il primo film di fantascienza. E così via si arriva grazie al contributo di studiosi sia russi che italiani, si analizzano sia le più importanti coproduzioni italo-russe, che attraverso l'analisi dei due principali festival che noi abbiamo utilizzato come base, cioè il Festival del Cinema di Venezia e il Festival del Cinema di Mosca, di capire un po', anche attraverso il prisma della politica di quegli anni, quali potevano essere i film, le avventure, diciamo, anche dei film italiani qui a Venezia, dei film russi a Venezia e dei film russi in Italia. L'ambasciatore ha citato come nel 63 Federico Fellini vinse il primo premio con il film Otto e mezzo, creando non poco scompiglio in Unione Sovietica, perché l'ordine era quello che doveva vincere assolutamente un film russo, cosa che poi non avvenne, anche se poi fu trovato un compromesso. Altri momenti, a mio parere, importanti nel libro sono un po' delle scoperte, diciamo così, chicche, che riguardano certi personaggi, come ad esempio Rino Lupo, un romano che ancora all'inizio del secolo decise di voleva occuparsi di cinema, e in maniera molto così avventurosa negli anni 10 capitò in Russia e si mise e divenne attore di alcune pellicole così divertenti, comiche,
lavorando con questo produttore Han Jong-kaf.